Oggi ti parlerò di mindset, di quell'insieme di credenze e di pensieri che ci aiutano a farci raggiungere con maggiore facilità e focus i nostri reali obiettivi. Nella scorsa puntata ti ho parlato di quanto è importante redigere quotidianamente la mappa della felicità, cioè la mappa di quegli scopi, di quegli obiettivi in realtà concretamente e realmente desiderati a livello di subconscio. Abbinare un mindset, quindi un insieme di credenze che lavorano per questi obiettivi, è fondamentale ed è dimostrato da tutti quei grandi personaggi che ottengono ciò che realmente desiderano. Costruire delle credenze funzionali ai nostri scopi e ai nostri obiettivi è fondamentale per accelerare il processo, per mettere a fuoco il processo, per farci gestire al meglio i momenti di crisi che comunque ciclicamente arrivano a tutti. Quindi avere un mindset orientato a quelle che sono le nostre idee, a ciò che realmente desideriamo, a ciò che abbiamo inserito all'interno della nostra mappa della felicità, concorre a farci raggiungere lo scopo con maggiore serenità, con maggiore messa a fuoco, paradossalmente con minore sforzo. Si fa la differenza tra un mindset aperto e un mindset chiuso. Il mindset aperto è sempre, come dire, pronto a recepire miglioramenti, a recepire aggiornamenti. Il mindset chiuso invece è quella mentalità fissa che vive principalmente di esperienze passate, di ricordi e vive nella routine quotidiana. Quanto è importante avere un mindset aperto? Proprio perché nella vita è importante aggiornarsi e crescere in continuazione, leggere libri, incontrare persone, fare nuove esperienze arricchiscono quelle che sono le nostre credenze e i nostri pensieri. Quindi avere un mindset aperto, ci aiuta ad essere costantemente aggiornati, adeguati a quelle che possono essere le nuove evoluzioni del mercato, a quelle che possono essere le nuove dinamiche umane. Perché è importante avere un mindset funzionale? Perché nel momento in cui scelgo ciò che sono i miei scopi, i miei obiettivi di vita, devo chiaramente costruire una mentalità vincente. Ecco, la traduzione della parola mindset è mentalità in italiano. Oggi abbiamo come nostro ospite il maestro Michelangelo, maestro yoga che da anni pratica yoga. Ci parlerà della meditazione, dell'importanza della meditazione per il nostro mindset, per la nostra mente, per il raggiungere facilmente i nostri scopi e obiettivi, perché una mente rilassata consente di ottenere il massimo della creatività. Che cos'è la meditazione? La meditazione, come dice stesso la parola, è l'azione del mezzo, cioè l'azione del nostro cuore. Quindi potremmo dire che la meditazione è fondamentalmente un atto costituito da emozioni, la ricerca dell'essenza di se stessi. Attraverso la meditazione, noi potremmo dire che la persona che la pratica acquisisce una maggiore consapevolezza della propria mente e della funzionalità della propria mente. Attraverso la meditazione è come se noi facessimo una sorta di mindset della nostra mente, cioè andiamo a pulire completamente da tutte quelle interferenze che possono impedire il funzionamento al 100% della nostra attività mentale. Quali sono queste interferenze che si intrufolano all'interno della nostra mente e funzionano come un virus, alterando le funzioni cognitive, le funzioni emozionali. Fondamentalmente sono tutte quelle paure, quelle preoccupazioni, quegli stati che rubano propriamente parte della nostra attività mentale e quindi ci impediscono di essere completamente efficienti in quello che stiamo facendo. Quindi attraverso la meditazione, così come ogni persona si lava ogni giorno, noi andiamo a pulire la nostra mente e la rendiamo predisposta, la rendiamo capace di accogliere tutto ciò che la vita ci presenta.
Quindi, in ultima analisi, possiamo dire che la meditazione, anche a seguito di studi di scienziati, la meditazione ci rende più intelligenti, ci rende più capaci, ci rende più elastici rispetto a ciò che avviene nella nostra vita. La costanza nella meditazione è fondamentale. Potremmo dire che il carattere principale per avere benefici a lungo termine per la nostra mente è fondamentale che ci sia un lavoro costante. Molto spesso è necessario meditare sempre alla stessa ora. Molti maestri ci dicono di meditare per esempio all'alba, al sorgere del sole, immaginando che il sole vada a illuminare tutto il nostro essere. Ma la costanza è fondamentale per avere un beneficio stabile, per imparare a conoscere la propria mente, che è sottoposta a numerosi stimoli, sia in positivo che in negativo, ma entrambi vanno, come dire, ad alterare la funzionalità neutra che dovrebbe essere della mente, cioè la capacità di analizzare ciò che avviene nella nostra vita. Se meditiamo una volta, sicuramente ci può dare del piacere, ci può fare stare bene; se meditiamo qualche giorno, ancora meglio. Ma se la meditazione diventa una costante nella vita, la nostra mente si abituerà ad avere una mindset, una pulizia, una modalità sempre attiva. Quindi è necessario per avere benefici e per comprendere, perché è un atto anche di conoscenza della propria mente, meditare in maniera costante. Come ogni attività umana, se sono dotate di costanza e pazienza, sicuramente avremo degli ottimi risultati. Senza la costanza e la pazienza, la pazienza intesa nel senso di non aspettarsi risultati, di non aspettarsi chissà che cosa dall'attività meditativa, sicuramente impareremo ad avere un'ottima padronanza della nostra mente.